Salve ragazzi, arriviamo da un grande 4 luglio, oggi sono molto carico, lasciatemelo dire, per una volta me la posso braggare veramente, un grande 4 luglio, anzi, dai, diciamola tutta, per una volta no, perché stiamo facendo una bella stagione di MLB, scommesse, diciamolo, abbiamo chiuso giugno in profitto, tutti i dati li trovate nei canali di riferimento di Telegram. Abbiamo iniziato luglio alla grande. 4 luglio abbiamo picchiato forte perché avevamo 12 segnali, 10 sono risultati vincenti, tutte quote abbastanza alte, a parte i favoriti del giorno, la quota anche bassa che ogni tanto do quando proprio vedo una squadra favoritissima in un determinato spot, anche se non sono quote che di solito giochiamo, quindi non mi voglio lamentare, io sono uno abbastanza pessimista e lamentone, molto coi piedi per terra. Oggi me la voglio gaggiare perché arriviamo da un 10-2, veramente ottimo, stiamo andando bene. Vi ricordo, per trovare i miei pronostici ogni giorno, ogni santissimo giorno, sabato e domenica comprese, mi potete seguire sul sito betitaliaweb.it, ogni giorno ci sono gli articoli di baseball, o sui canali Telegram, il canale Sport USA News, che è il canale gratuito, trovate tutti i riferimenti qui sotto, se non ci siete già. E come sempre dico, però per avere tutte le picche, io free pick metto una o due picche al giorno, tutte le altre picche trovate nel canale Pro in abbonamento. Tra l'altro mi è arrivato da un'indiscrezione, stanno preparando una promo sul canale MLB che proprio è regalata, lasciatemelo dire, quasi quasi mi dispiace perché è veramente regalata, cioè sarà una bella promo per l'estate perché è un mese un po' fiacco, la gente magari ha paura ad avvicinarsi al baseball, che invece è uno sport che va fortissimo in estate, quindi cerchiamo di avvicinarvi anche in questo modo. Perché abbasso un po' la musica, è partito un assolo incredibile per festeggiare. Dicevo, mi sono perso un attimo oggi proprio a ruota libera. Dicevo, promozioni speciali che saranno pronte, usciranno a giorni. A me mi è già arrivato ovviamente l'anteprima per entrare nel mio canale Pro MLB. Dicevamo ieri 10-2, siamo andati molto bene, purtroppo il mio compare di viaggio nelle scommesse del baseball, che so essere veramente dure e toste, sta vivendo spike alti e bassi molto importanti, parlo di Morfeo, però attenzione perché specialmente nel suo modello metodo di gioco, ma anche nel mio e anche in quelli di tutti i tipster, non si può assolutamente dare un resoconto in 2 o 3 giorni, in teoria non si potrebbe fare neanche in un mese, bisognerebbe avere una buona mole di dati ovviamente. Quindi date tempo al tempo perché c'è un metodo, c'è un modello, c'è un sistema e ci sono. Io poi ci parlo molto ovviamente con Morfeo che tornerà con noi in trasmissione mercoledì prossimo, quindi ne parleremo ancora con lui. Quindi io ci parlo molto, so il metodo che utilizzo, ho massima fiducia. Comunque andiamo a vedere i miei risultati di ieri, oggi me la celebro per me. Dicevamo un grande 4 luglio, iniziamo dalle pecche, due errori. Il primo i Twins. I Twins li avevo scommessi vincenti, la sera prima era andato sulla vittoria di Oakland che ha ripagato. Sera dopo i Twins a 1,75 ad Oakland hanno perso 7-2. La seconda pecca è stata Pittsburgh over 4,5, over di squadra, era partita tra Pirates e Cubs, era iniziata bene perché i Pirates avevano già segnato 3 run dopo 3 inning, poi da lì si sono praticamente inchiodati. Su questa partita avevo consigliato anche l'over 9,5, quello per fortuna è entrato perché ci hanno pensato i Cubs che hanno vinto 11-3. Quindi abbiamo recuperato in parte il mal tolto dall'over di squadra. Le altre casse quali sono state? Come dicevamo, i Braves che erano i favoriti di giornata ieri a 1,60 li ho consigliati vincenti. Avevo anche consigliato nell'analisi i Braves in vantaggio dopo i primi 5 inning si giocavano per aprire alzare un po' la quota a 1,74.
che non è una giocata F5, ovvero se pareggiano hai il rimborso. Questa era una giocata, in quel caso era 1,55 la quota, come la money line, anzi meno. In quel caso, nella giocata di ieri, per arrivare a 1,74 di quota, i Braves dovevano essere in vantaggio, nel senso che in caso di pareggio, invece del rimborso, avremmo perso l'investimento. Poi cosa abbiamo incassato? Ieri ci sono stati tanti regali, forse perché il 4 luglio erano un po' svagati, book, non lo so, ma per esempio Kansas City, Cleveland Indians, Indians a 1,80 per me erano grasso che colava, è finita 8-4 per gli Indians, un big inning al settimo da 6 run, col senno di poi è facile parlare, però secondo me ci stava, come ci stavano gli Yankees a 1,90, li avevano presi vincenti a Tampa. E gli Yankees hanno vinto 8-4. Qui ci è andata bene perché avevano consigliato anche l'over, over 9, è finita 8-4. Ma al decimo, in extra inning, un extra inning in cui New York ha segnato 5 run, quindi è stato perfetto per una volta, un finale perfetto che ci ha fatto ripagare sia la giocata in money line sugli Yankees sia l'over. Poi cosa abbiamo preso ancora? Altra bellissima quota, Texas Rangers a 1,85 in casa contro gli Angels. Rangers che arrivavano da due sconfitte, si dovevano risvegliare in casa e così è stato, 9-3, un'ottima quota. La free pick, i Dodgers li avevamo consigliati in run line a meno 1,5 a 2 di quota contro i Padres, con Ryu al via non c'erano controindicazioni alcune, soprattutto erano pure in casa, i Dodgers in casa dopo lo vedremo, stanno macinando. Quota 2 regalata, l'avevo messa come free pick, spero che abbiate seguito. Un altro regalo, veramente a due mani, Washington, la partita in prima serata italiana, under 10,5, 1,88, grazie cassa, perché con queste due squadre mi sembrava veramente una linea assurda, è finita 5-2, infatti abbiamo incassato bene. Che altro dire? Di Tampa l'over l'abbiamo detto, Pittsburgh idem. Ah, over di squadra dei Blue Jays, l'ultima cassa che abbiamo fatto, over 4,5 a 1,74. L'attacco di Toronto nelle ultime settimane sta andando fortissimo. Boston avrebbe giocato un bullpen game e alla fine ha vinto 8-7. Per noi va bene così perché avevamo l'over di Toronto, over che sarebbe entrato già al quarto inning, quindi è andata molto bene, una gran serata. Andiamo ora a vedere le partite di oggi. Mi fermo un attimo per bere qualcosa, per rinfrescarmi un attimo da questo caldo e poi vediamo la lavagna di oggi perché non ho ancora tante idee certe, ma c'è del Grom, quindi già implicito lo sapete, cioè, ne parliamo perché comunque non ho idee chiare, ma ho già alcuni spunti da darvi. Allora, eccoci qui. Tutte le partite nella notte, da luna di notte, 15 partite. Iniziamo da una delle prime, Pittsburgh-Milwaukee. I Brewers sono ancora primi in division, non se la stanno però passando benissimo, ne hanno perse 3 su 4 a Cincinnati, mentre i Pirates ieri hanno perso 11-3 contro i Cubs, che però avevano battuto tre partite di fila, abbiamo detto stanno andando bene in attacco, guidati da Josh Bell. Da sfavoriti a quota alla pari o superiore potrebbero essere interessanti perché inoltre non solo tutti i Brewers sono in calo, anche lo starter Zach Davis, dopo aver aperto la stagione con 7 vittorie, ora è 0-2 negli ultimi 4 start. Ha sfidato proprio i Pirati domenica scorsa, non ha fatto malissimo, ha concesso una run in poco più di 5 inning, però in carriera contro Pittsburgh è 5-0-8 era, non benissimo. Dall'altra parte Pittsburgh con Steven Brault ha lanciato proprio contrapposto a Davis domenica scorsa, anche lui ha fatto il suo, una run concessa in 4,2 inning. A giugno ha chiuso un ottimo mese di giugno tenendo un 2,42 era in 5 start e in questa stagione ha sfidato due volte Milwaukee tenendo a sua volta un ottimo 2,45 era. Se trovate questa quota a 2 o superiore potrebbe essere un'idea giocare su i Pirati, stando sempre che per tutte le conferme, lo dico ogni puntata perché non si sa mai che arrivi qualcuno da fuori che non ci ascolta sempre, per tutte le conferme, canali Telegram. Veniamo a quella che potrebbe essere la free pick del giorno, lo sapete, City Field, New York Mets, parte Jacob deGrom, under nei primi 5 inning. Al momento non c'è ancora la linea, io mi aspetto almeno un 4,5, la linea totale è a 8,5.
Sì, io mi aspetto un 4 e mezzo di linea. Sapete bene che è una giocata che facciamo sempre perché DeGrom contrapposto, DeGrom che fa sempre il suo, un attacco quello dei Mets che non va sempre benissimo, allo stesso modo quello dei Phillies che sfidano questa sera, quindi ci sono tutti gli ingredienti per un altro under F5. Phillies che di recente tra il 24 e il 27 giugno hanno messo a segno uno sweep di 4 vittorie sui Mets. Abbiamo detto per i Mets partirà DeGrom, nelle ultime 12 uscite ha lanciato per 77 inning mettendo a segno 85 strikeout con un 2,81 ERA, quindi la solidità non manca a DeGrom, che inoltre in carriera contro Philadelphia ha numeri straordinari, 7-1 con 2,20 ERA e 1,01 VHIP. Dall'altra parte potrebbe esserci un problema perché c'è Vince Velasquez, non il massimo, è diventato da poco il quinto starter, però da quando è stato promosso dal bullpen, tre start, ha tenuto un 6,94 ERA. Anche venerdì scorso a Miami ha concesso 4 run, contro l'attacco dei Marlins, non il massimo, però c'è anche un però, una cosa positiva, Velasquez ha sfidato i Mets il 24 aprile scorso, ha lanciato per 5 inning senza concedere nemmeno una run, 3 valide e 6 strikeout messi a segno, quindi una bella prova, spero che possa fare così anche oggi, spero di incappare in una serata un po' nì degli attacchi di Mets e Phillies che spesso hanno queste serate qui, quindi under F5 quando uscirà la linea e la quota potrebbe essere la free pick. Come dicono quelli bravi, seguiranno aggiornamenti. Noi seguiamo ad Atlanta, Miami. Qui attenzione perché iniziamo a parlare di underdog, di quote alte, perché sinceramente 2,65 Miami è veramente alta. Allora, ieri i Braves erano i nostri favoriti di giornata, ecco come cambia il baseball da un giorno, letteralmente da un giorno all'altro. Ieri erano i nostri favoriti di giornata, oggi potrei giocargli contro. Adesso devo andare ancora nei dettagli, però Braves che stanno impressionando in attacco, questo va detto, ieri 12 a 6 contro Philadelphia, sono arrivati altri 5 fuori campo, siamo arrivati a 140 nel totale stagionale, record della Lega. I Marlins arrivano da 3 sconfitte a Washington, non benissimo, hanno perso una lunga serie di partite contro i Braves, però se andiamo a vedere, dopo un avvio scandalosamente pessimo, i Marlins dal 17 maggio ad oggi non hanno fatto così male come uno si può pensare, perché hanno tenuto un record di 22-22, stanno al 50%. Idem in trasferta, hanno iniziato la stagione con un 4-14 fuori casa, ma nelle ultime uscite hanno ottenuto un record addirittura positivo lontano da Miami di 13-10, quindi attenzione a sparare delle quote a 2,65 per Miami, che poi magari non vincerà stasera contro l'attacco dei Braves, però valore ne vedo più sulla quota dei Marlins, anche perché partirà Jordan Yamamoto che è senza dubbio una sorpresa di questa stagione, nelle sue prime quattro uscite in Major League ha tenuto numeri straordinari, 4-0 con 2,35 ERA e 0,96 VHIP, lasciando i battitori avversari a un ridicolo 133 di media, davvero impressionante. Stasera avrà un test duro contro Atlanta e infatti la vorrei vedere, peccato l'orario 1:20 di notte, ma inoltre metto anche un'altra ciliegina sulla torta, i numeri di Yamamoto in trasferta, perché dici gioca magari bene in casa, in trasferta sai, un rookie fatica di più. No, i numeri in trasferta di Yamamoto sono 2-0 con 1,50 ERA e 0,83 VHIP, ditemi voi. Affronta, dall'altra parte ci sarà Julio Teheran che non sta facendo bene, nelle ultime 4 ha tenuto un 8,32 ERA, ha concesso più walk, 12 degli strikeout che ha messo a segno, 11, e luglio non è nemmeno il suo mese migliore perché ha tenuto un team record di 2-8 nelle ultime uscite nel mese di luglio. I suoi numeri contro Miami in carriera non sono straordinari, 3,89 ERA con 1,28 VHIP in 22 uscite, record personale di 8-6, quindi che dire, potrebbe essere un'idea giocare sui Marlins, cambiare le carte in tavola rispetto a ieri completamente e andare sui grandi sfavoriti. Passiamo avanti a Arizona-Colorado, ne voglio parlare anche se non ho un'idea su questa partita, partiranno senza te le Greinke, quindi volevo dire due robe. D-backs,
e Colorado vogliono riprendersi, arrivano entrambe da tre sconfitte. I Rockies però in stagione hanno vinto 8 partite su 10 contro Arizona, compreso lo sweep di 3 successi a Chase Field il mese scorso con un punteggio totale dominante di 29. Non è una novità, i pitcher di Colorado vanno molto meglio in trasferta con 3,90 ERA rispetto in casa dove tengono un 6,41. Coors Field sappiamo bene, le varie vicissitudini, però allo stesso modo anche i battitori vanno molto meglio in casa rispetto alle trasferte. Prendiamo per esempio Charlie Blackmon, che è stato nominato Player of the Month al mese di giugno. In questa stagione in trasferta tiene un normale 2,36 di media, in trasferta, in casa tiene un 4,60, quindi numeri incredibili. Sfida sul monte di lancio Colorado, Antonio senza tela, lo chiamavamo ogni tanto senza braccia a inizio stagione, non aveva iniziato bene, le ultime 3 uscite ha veramente impressionato invece, e ha veramente impressionato anche nelle ultime 3 trasferte, 2-0 con 1,89 ERA, quindi chapeau, silenzio, ci scusiamo con Antonino, Antonio senza tela, che sarà opposto a Zach Greinke. Questa stagione sta facendo veramente fatica contro Colorado, ha sfidato i Rockies 3 volte, ha tenuto uno 0-1 con 4,26 ERA, non numeri da Greinke, che per esempio sabato scorso a San Francisco ha lanciato per 7 inning senza concedere nemmeno una run, 5 valide e 6 strikeout. Le quote sono nettamente per i D-backs a 1,55, i Rockies a 2,60, potrebbero anche qui ingolosirmi gli underdog, ma qui ho meno idee ancora, da vedere molti più dettagli. Passiamo all'ultima partita, alle 4 di notte, voglio parlare dei Dodgers che stanno veramente impressionando, veramente. Miglior record della Major, 60-29, in casa sono quasi imbattibili, hanno perso solo 9 partite su 46, numeri davvero impressionanti, stasera cercano la decima vittoria consecutiva al Dodger Stadium e potrebbe arrivare perché si presentano i Padres che non sono al meglio, hanno perso le ultime 5, non sono in un buon momento e inoltre per i Dodgers ci sarà Mr. Clayton Kershaw, che è vero che anche lui è stato vittima dell'aria del Colorado, sabato scorso ha concesso 5 run in 7 inning. Però parliamo di Kershaw, parliamo di uno che in carriera ha sfidato 36 volte San Diego tenendo un 19-6 con 2,02 ERA, questo già basta. Inoltre i Dodgers hanno fatto tutto questo nonostante anche qualche defezione. È rientrato Justin Turner, sta rientrando Pollock, insomma, i Dodgers stanno davvero impressionando. Dall'altra parte abbiamo detto Padres, partirà Eric Lauer. Venerdì scorso ha fatto bene, una sola run concessa in 4 inning contro i Cardinals, anche se ha dovuto lanciare parecchio per uscire da quei 4 inning, questo va detto. Il nativo dell'Ohio negli ultimi 8 start ha tenuto un 3-3 con 2,82 ERA, ottimi numeri, inoltre in carriera in 4 sfide contro i Dodgers ha numeri impressionanti, 3-0 con 1,46 ERA. In questo momento potrebbe pagare contro i Dodgers di queste settimane e i Dodgers in casa in questa stagione, la quota ovviamente molto bassa, 1,52 per lei, anche qui al momento non mi sbilancio, ma ovviamente sono favoriti. Stiamo andando per i 20 minuti, è lunghissima anche oggi la puntata. Mi scuso se mi sono dilungato più di quello che volevo, ma c'erano molte cose da dire. C'era da celebrare l'ottimo 4 luglio. Io vi ricordo, se volete entrare nei canali Telegram, sotto ci sono tutte le informazioni per come contattarci. Ci risentiamo domani con lo special del weekend, anche perché ci avviciniamo all'All-Star Game, poi vedrete. Io vi ringrazio, grazie dell'attenzione, buona giornata, buon weekend, buone scommesse, puntate sempre con la testa. Ciao ciao.